ascoltatori, sì, se vogliamo cominciare, Mario, sì, Bianchi, sento delle musiche, sì, allora, un attimo mi preparo, eh. Allora, prepariamoci con, sì, calma oggi, non mi chiudete la porta, sì, me la date, eh. I concorrenti sono, sì, pronti? È già Mike, eh? Siamo pronti, Mike. Sì, un attimo, siamo, eh, Cologno Monzese. Mi sono un po' lucido, eh. Mi chiamate la truccatrice? Ah, certo. Arriva. Vieni, dammi una bella tamponata qui. Devo essere tamponato? Sì. Bene. Ah, questo è il primo dei bambini, me li fate entrare una alla volta? Sì. Ok, Mike. Ok, ciao bambino. Ciao, Mike. Allora, te l'ho detto già altre volte, eh? Sì. Sì, è un altro, ma sei sempre te, eh? Non ti permettere di chiamarmi Mike come se fossi il tuo vicino di casa, certo, o il tuo compagno di banco. Non ci conosciamo, sei solo un concorrente, dammi del voi, per favore, ok? Va bene, signor Mike. Ok. Già, signor Mike. Tu stai calmo, tranquillo, ti spiego, partirà la sigla, eh? Dopo la sigla io dirò benvenuti, eccetera, 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 sì, e quando a un certo punto mi rivolgerò a te, mi girerò e ti guarderò, sì, ok? E non ti dirò, ciao, come ti chiami, sì, ok? E cosa devo dire? Se io ti dico come ti chiami, ovviamente mi devi dire il nome, certo, eh? Il nome, sì, Fracico, cioè, un bimbo Fracico, mi avete mandato un bimbo, non voglio cominciare adesso, no, a insultarlo, no, per favore. Non perda la calma, Mike, per favore. Ecco. C'è non, qualcuno? No, non perda la calma. Forza e coraggio, sì, eh? Allora, Mario Bianchi. Siamo pronti, Mike. Allora, fiato alle trombe. Amici telespettatori, benvenuti ad un'altra puntata di Genius. Oh, benissimo, ed eccolo qua il primo concorrente. Allora, come ti chiami, piccolo bambino? Olinda. Che nome. Ma che bel nome, pensa, avevo una rondine che si chiamava Olindo. L'unico che ha le rondini a maestrare. Avevo una rondine domestica che avevo regalato a primavera al mio leonino, sì, pensate, sì, quel rondinotto, sì, lo chiamai Olindo, pensate, guarda tu i casi della vita, sì, possiamo rifarla perché questa storia della rondine non piace, ovviamente, non interessa a una cippa di nessuno. Ascoltatori. Esatto, comincia, rifaccio. Rifaccio dalla domanda? Sì. Dalla domanda del nome? Dal nome, sì, Mike. Come ti chiami? Olindo. Bene, ma che bel nome, quanti anni hai? 9, quasi 10. Quell'altra non mi interessa, dimmi solo un numero, per favore. Siamo qui in televisione, la gente non gli importa nulla se tu compirai tra un po' gli anni, di un numero, decidi o 9 o 10. 10. Ok, allora lui dirà 10. Riprendiamo da qui. Quanti anni hai? 10. Bravo. Complimenti. E quando li compirai questi 10 anni? A maggio. Allora ne hai 9 e mezzo, eh? Sì. Cioè, ma è stato lui a dire. Allora dillo, previsi. Cerca di essere preciso, bambino, lei, eh? Allora, vabbè, sei sudato? Come sudato? Ma quanto suda questo qui, amici ascoltatori? Ma come suda? Mario Bianchi? Sì, Mike. Lo vedi? Al monitor è sudato, bagnato fradicio. Addirittura. Gli resta la carta attaccata in fronte a questo qua. Ma come? Ma veramente è impressionante, amici ascoltatori. Non posso andare mica avanti. Puzza come un'ostrica lasciata fuori dal frigo per 3 giorni, amici ascoltatori. È impossibile. Taglia tutto questo. Ricominciamo da qui. Sì. Allora, andiamo con la domanda. Sì, sì. Stai calmino. Sì. Devi stare è molto eccitato, calmo, bambino, eh? Va bene? Sì. Forza e coraggio. Sì. Forza. Sì. E coraggio. Forza. Ma è... E coraggio. Sì. La sai? Forza e coraggio. No, dico, la sai la domanda? E se non me la fa? È vero? È vero. Devo tagliare qui, allora faccio la domanda. Sì. Domanda di matematica. Sì. Qual è? Qual è? Sì. Il numero perfetto. Sì. Ti do 3 opzioni. 1, 2, 3. Stella. No, che stella? Quella non c'entra. Stella. Ecco, lo sapevo io. Figurati se lui... Stella, amici ascoltatori. Ma stella non è mica un numero, eh? No. No. Mario? Sì, vai. Me lo confermi? Sì, stella non è un numero. Sì,
Sì, no, dico la risposta esatta. La 3, numero 3. Siamo sicuri? Ma come siamo sicuri? Pure. 3 può essere mai un numero perfetto, è dispari. Lo so, ma 3 è il numero perfetto. Secondo me i numeri perfetti sono pari. Ma poi adesso rifà la matematica. Se io dico 100, lo divido per 2 e diventa 50, è perfetto. Non restano spiccioli, niente. Ma il 3 come cavolo fai a dividerlo per 2? Quindi il bambino può essere che ha ragione, eh? Sì, sì, ho ragione. La stella ha 5 punte, le stelle sono tanti, milioni e di milioni, no, amici ascoltatori. Se sono 2 milioni di stelle, li dividi, diventano un milione, un numero perfetto. Mario, controllami questa cosa, non voglio fare una figura da pera. È andato. Puttaro, Mai, sì? La risposta è 3, il numero 3. Sì. Il numero 3 è un numero perfetto. Purtroppo sì. Sembra anche bruttino anche a vedersi, insomma, ma che adesso queste volute, queste cose storte, Quindi devo dirgli che la risposta esatta è 3. Sì. Va bene, glielo dirò. È 3, Mike. Vabbè, se sono convinti loro. Allora, bambino, mi dispiace, la risposta non è stella, ma era un numero, è 3. Tre, amici ascoltatori, come hai fatto a sbagliare? Vai con la pubblicità. Pubblicità. No, meno male, è finita. Ma sei un tordo, no. Sei un cretino, no. Ma sei un piccolo lanzichenecco stichito, no. Ma come hai fatto a sbagliare a dirmi il numero 3? Sei un pezzo di pane masticato. Ma non io non so, maledetto il giorno che i tuoi genitori ti hanno copulato, no, per averti. Avrebbero fatto meglio ad andarsene ad un'esse lunga e fare la spesa, no. Quella sera, eh? Sei più fastidioso di un reflusso gastrico. Sei una meba. Ma cos'hai al posto del cervello? Chiodi di galò. Amici ascoltatori, sei più storto di un tarallo. Hai il quoziente intellettivo di un verme da tequila. Amici ascoltatori, roba da ti schiaffeggerei con una pala di fico d'India. Ma dove lo abbiamo trovato questo qui? Al canile, eh? Sei un orzaiolo brutto, deficiente e polpastrello di cane.